a tutti amici di SBAM. Nella puntata di oggi presenteremo delle armi veramente interessanti. Qui abbiamo due dei primissimi modelli di armi a retrocarica adottati nella storia. Abbiamo il fucile Dreyse prussiano modello 1841 ad ago, che abbiamo già trattato varie volte, e oggi, grazie ai nostri amici Gianluca Biocchi e Gianluca Bernazzoli, due grandi esperti di armi a polvere nera a retrocarica, abbiamo, grazie a loro, possiamo mostrare due bellissimi esemplari di Kammerlader norvegese modello 1849. E allora, per quanto riguarda il Dreyse, lo spiegherò io. Ora il nostro amico Gianluca ci spiegherà il funzionamento di quest'arma. Allora, innanzitutto questi due che vedi sono di due lunghezze differenti, sono due fucili lati dalla stessa radice, che è il modello 49, convertiti 55 mediante inclinazione dell'alzo davanti alla culatta. Versione 59 accorciata, che è questo, 55 standard, che è quello più lungo. La particolarità di questi fucili è di avere l'avancarica della culatta. Allora, la procedura di apertura è questa. Come si può vedere, in realtà non è come il Dreyse, la cartuccia di carta direttamente in camera. In realtà io formo la carica all'interno della culatta, la quale poi verrà posizionata e chiusa. Quindi si tratta in realtà di una avancarica della culatta, uno dei primi esperimenti. Già gli americani con il fucile a ola avevano fatto qualcosa di simile. Bene, allora la procedura è questa. Il cane è sotto, quasi underhammer. Questa è la sicura dell'epoca, veniva fissata in questo modo per evitare che durante il caricamento il cane andasse a sbattere contro il luminello, provocando la partenza del colpo mentre la canna era... Si apre la culatta in questo modo. Il caricamento avviene utilizzando una cartuccia di carta del tipo di quelle che venivano utilizzate per le armi all'incarico. Quindi un cartoccio chiuso in questo modo viene aperto, si versa la polvere all'interno della camera, si inserisce tutto quanto, polvere, palla e borraggio, all'interno della camera, si inserisce il luminello nel portaluminello, si abbassa il turatore, si richiude, si toglie la sicura e l'arma è pronta per lo sparo. Questo è il funzionamento. Il calibro? Il calibro è un 18 mm, 6 righe, 18,3 fra i vuoti, quindi è abbastanza grande. Aveva due tipi di palle, palla tonda è stata la palla iniziale. Successivamente i norvegesi sono passati a una palla cilindrico tronco conica, decisamente più pesante della palla tonda, la cosiddetta misier, per la quale poi venne dimensionato l'alzo di questo tipo. Secondo loro era più precisa, secondo noi moderni forse non lo è così tanto, perché poi ha dei problemi di la parte cilindrica è molto corta, quindi tende a mettersi attraverso, con ciò compromettendo l'alzo. Noi abbiamo preferito utilizzare una palla tonda più facile da fare per i nostri usi. Sì, tanto. Oggi noi come proveremo questi fucili? Oggi faremo una sorta di sfida, se così si può dire, su una distanza di 100 metri in occasione della manifestazione di tiro storico a cui stiamo partecipando. La sfida sarà sparare tre colpi in quattro posizioni diverse e in seguito 30 secondi di fuoco a volontà, dove l'obiettivo sarà piazzare più colpi possibile in un bersaglio che è sostanzialmente un quadrato di 10 pollici. Quindi una cosa che possiamo vedere dalla spiegazione che ci ha fatto è la differenza tra il Dreyse e la Kammerlader.
I fucili sono nati praticamente, si può dire, nello stesso periodo, nello stesso decennio, perché il Dresde è del 41, questo è del 48. Questo è nato come ordinanza nel 42. Ok. Nel 42 è nata la prima ordinanza camerale di questo genere, poi 46, 49, 50. Quindi comunque un concetto nato nello stesso periodo, quindi due progetti coevi. Si può vedere quindi la differente applicazione dell'esercito norvegese e dell'esercito prussiano. L'esercito prussiano ha deciso di optare per un sistema molto più semplice, un sistema più, più moderno, si può dire, però comunque un sistema che fosse più alla portata del soldato coscritto, quindi diciamo un fucile a misura di coscritto, a costo, diciamo, un fucile più semplice, magari più facile da produrre, a costo però di una inferiore, diciamo, gittata rispetto al Kammerlader, perché il Kammerlader norvegese rispetto al Dreis aveva una gittata maggiore, era studiato per colpire il nemico più lontano, mentre invece il Dreis sacrificava la gittata a favore di una maggiore semplicità e di una maggiore uso per essere usato da soldati meno addestrati, in quanto l'esercito prussiano si fondava principalmente sulla coscrizione e, diciamo, era un esercito più popolare rispetto all'esercito norvegese, che invece, ricordiamo, era un esercito molto più ridotto, composto da professionisti a ferma molto lunga, quindi diciamo un esercito molto più professionale. Bene, più. Ci resta che provare questi piccoli gioielli sul campo. Possiamo caricare. Quando pronti, fuoco. C'è una maglietta sotto. Ho detto che non ci deve mettere tutto quel grasso lì. L'ho detto, non ci nascondere. Anche per là. Che anno l'ho preso, moderna. La polvere
è senza fumo. Due varianti. Si prepara. Quello è più vecchio. Tre colpi in posizione sulla panca. Ma sono dentro cariche, mica va in carica. Vabbè. Senti che odore di Paolo Sarpi. Ce la poteva dove si sentito carica. Ma quando si scatti, sì, sono scatti a mare. Scatti a mare. Perché quando si scatti, perché è poca. Sì, si scatta. Ma se si autoinnescano. Sì, si scalda in un attimo. Non può capitare. No. Mai successo. Faccio un altro genere di vabbè, ma in questo caso mi sa che 3, 2, 1, fuoco! Cosa basso? E anche a caccia di leone. Sì, ma non ce n'è. Quello è palesemente una bancaria. Un minuto e mezzo! Non ci mettere ansia. Che è questo lì va basso. Sta sparando in più sopra di prima, non ho visto dove era battuto. Calma, che era. Un minuto. Vai Andre. Ignoranza. Ah, sì. Giù. 30. Muoviti. Dai. Dai! Dai di 10. 10! 3, 2, 1, stop! Bravo Andre! Bravi! Bene, siamo qua nell'aftermath e nella sfida. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che il Dries sicuramente tra tutti è quello che, come dicevamo, ha avuto una cadenza di tiro maggiore.
è riuscito abbastanza, direi che è quello che è riuscito a sostenere un fuoco paragonabile a un'arma, all'arma retrocarica effettiva vera e propria quale è. Mentre invece i Kammerlader, che avete visto il caricamento leggermente più spinoso, hanno avuto una cadenza di tiro leggermente inferiore. Diciamo che sul campo di tiro si sono comportati un po' meglio. Adesso dovranno arrivare i risultati, ma il Kammerlader è riuscito a piazzarne di più. Questo è testimonianza della, comunque, della bontà del progetto norvegese. Analizziamo un minimo il discorso dello sporcamento. Avete visto che almeno io che ho la maglietta bianca sono lercio, che la polvere nera fa questa. Allora, per quanto riguarda il livello dello sporcamento, vedete che il Rise, a parte qualche crosta lerciuna intorno alla culatta dovute al minimo sfiato di gas che viene lanciato in avanti, ha continuato comunque per 3 sessioni di tiro, quindi per un totale di 50 colpi, a mantenere un fuoco costante. E c'è giusto qualche residuo di cartucce, ma niente che possa comunque disturbare il corretto funzionamento del fucile. Invece vediamo il Kammerlader. Kammerlader ha dentro una camera ovviamente abbastanza sporca di residui di polvere. In camera uguale ci sono residui di polvere e di carta. Comunque la chiusura è sempre stata accettabile anche in fondo. Si è leggermente indurito, ma chiusura accettabile. Di buono c'è che non ci sono perdite di gas dalla tenuta. Non schiatta assolutamente, questo è positivo. Dopodiché, nonostante non abbia usato grasso praticamente nel caricamento, visto la profondità delle righe, anche se ci fosse sporco all'interno, questo non dovrebbe essere un ostacolo al proiettile. Quindi diciamo che tutto sommato, nonostante i 15-16 colpi sparati, si è comportato bene. Sì, diciamo che si sono comportati bene entrambi, perché entrambi hanno sparato all'inizio e alla fine senza problemi, mi pare. E niente, quindi a questo punto, dopo aver esaminato di nuovo questi piccoli gioiellini del passato, arrivederci alla prossima puntata.